Io mi chiamo Paola Cerretto, faccio parte del Comitato Acqua Torino e ho analizzato, cioè ho cercato di far emergere alcuni aspetti legati alla tariffa e alla nostra stupenda Smart, Smart che è una SPA, Smart che è il gestore del servizio idrico, che in modo assolutamente non offensivo, ma tanto per dare il senso, lo consideriamo il nostro idraulico, perché in effetti è il soggetto che ha la funzione di fare in modo che il servizio idrico funzioni, che l'acqua arrivi nei nostri rubinetti, che sia potabile e che sia poi depurata. Quindi cosa c'è dietro le quinte di Smart, che viene considerata da se stessa, dai mass media, un'azienda molto importante, molto florida, un po' come viene considerata come una bellissima signora molto corteggiata. È una signora che addirittura a livello nazionale viene considerata una delle più belle signore a livello nazionale. Andiamo a vedere cosa ci sta dietro la nostra società. Intanto ci imbattiamo immediatamente, se andiamo dietro le quinte, alla tariffa. Tariffa che io, che in questo senso faccio emergere solo alcuni aspetti che sono legati in modo particolare alla nostra bella signora. Vabbè, ce l'ha già detto Remo, la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio integrato, questo lo stabilisce comunque il decreto sull'ambiente, e che deve tener conto della qualità della risorsa idrica, del servizio, delle opere necessarie per fare in modo che sia erogatrici di servizi che devono innanzitutto salvaguardare la qualità del servizio stesso. E allora andiamo a verificare alcuni aspetti. Alcuni aspetti sono intanto gli investimenti. Gli investimenti che vengono decisi? Gli investimenti vengono decisi dal lato che l'autorità territoriale ottimale, quindi la struttura pubblica, che stabilisce mediata il programma degli interventi, adesso qui è venuto un po' grosso, vabbè, non si vede tutto, ma non importa, definisce le opere da realizzare. Quindi chi definisce le opere da realizzare e gli investimenti? Il pubblico, siamo noi. Dopodiché dice all'idraulico fallo. Allora andiamo a vedere un attimo una verifica degli investimenti previsti dal pubblico e quindi da noi, dal 2013 al 2017 ammontano 438 milioni di euro, poi se uno voglia di tradurre in lire è divertente. Di questi 438 milioni di euro previsti dall'app che il nostro gestore ha voluto realizzare, ne ha realizzati invece 386 milioni, quindi ha realizzato 51 milioni in meno di opere. Quindi la nostra Smart non è poi così tanto virtuosa, nel senso che poi non rispetta quello che stabilisce il pubblico, e cioè noi rispetto agli investimenti. Andiamo avanti. La remunerazione. Allora, nel 2011, io spero di non tediarvi e vi pregherei di interrompermi se lo ritenete necessario. E nel 2011 noi siamo stati chiamati a un referendum che abbiamo visto, vinto, 27 milioni di cittadini, hanno detto che il servizio idrico deve essere gestito dal pubblico e bisogna eliminare dalla tariffa la remunerazione capitale investito. Quel referendum è stato vinto, la remunerazione del capitale investito che cosa è? Rispetto a un azionista, Paola Cerretto investe in un'azienda 100 euro, l'azienda mi ritorna rispetto all'investimento che fa, se è brava, se riesce a gestire bene, se fa, mi dà una remunerazione. Con la vecchia tariffa questa remunerazione era fissa, la pagavamo noi sulla tariffa ed era il 7% degli investimenti. Comunque sia, qualsiasi cosa dessero e se il tempo fosse brutto o bello, era sempre il 7%. Chiaro questo? L'abbiamo eliminata quella componente con il nostro esito referendario e se è stata riproposta da questa struttura tremenda che si chiama ARERA, che ha ridefinito la tariffa con un altro nome, l'ha chiamata oneri finanziari, ma il concetto è esattamente lo stesso. Che cosa cambia? La variante è che la remunerazione del povero azionista non è più fissa del 7%, ma segue delle regole che sono regole di mercato, il flusso dei titoli e quant'altro. Quindi essa esiste ed è profitto garantito, perché non è un costo che sostiene l'azienda, è riconoscere a Rosolen, che ha investito dei soldi,
una remunerazione, punto, la pago io però, sulla tariffa. E andiamo a vedere questo giochetto quanto ha reso alla nostra bella signora. Ha reso 150 milioni di euro dal 2013 al 2017. Questo è profitto garantito, ma io non voglio fare con lei che fa la rivoluzionaria contro profitto. È così, perché gli oneri finanziari non sono un costo per la signora, non sono un costo per Smart, sono il profitto, sono quello che riconosce l'azionista, punto. Che pago io, in una società normale, io non carico sul prodotto che vendo o sulla mia automobile quello che può essere il, quello che riconosco al mio azionista, perché se no sarei fuori mercato con le tariffe, chiaro, con i prezzi. Se sono bravo ci riesco, se non ci sono, non sono bravo, non riesco a remunerare. Nella nostra realtà, nel servizio idrico, invece la remunerazione è garantita, non ce n'è. Cioè, punto. E questo è un altro elemento che dice, adesso io non voglio sminuire, adesso questo non vuole essere poi Smart gestita da tecnici, c'è una correttezza nella gestione, tutto quello che volete, però il grosso viene dalla tariffa, ragazzi, non ce n'è. L'amorosità, questa è un'altra bella novità introdotta sempre dal nuovo sistema tariffario. La tariffa, per tariffa intendo quella componente che noi paghiamo ogni trimestre con la bolletta, chiaro? Quindi non un di più, viene calcolata così. Si calcola una percentuale definita amorosità. Amorosità cos'è? È il rischio di un'azienda di non incassare così. Crediti, Paola Ceretto riceve la bolletta dell'acqua e non la paga, punto. E quindi cosa fa la società? Manda un sollecito, ne manda un altro, poi se non è granché un credito la manda a perdite, però il rischio è quello e si chiama rischio di perdere un credito. Che cosa stabilisce l'ARERA di cui ci ha spiegato prima Reni? Stabilisce che per tenere tranquilla l'azienda, che non si sa mai nella vita, sai che cosa faccio? Io nella tariffa, cioè io che pago la bolletta come tutti voi, faccio un calcolo che è dell'1,6% fino al 2013, invece del 2,10% dal 2014, sui ricavi, e cioè sull'ammontare del fatturato che Smart fa tutti gli anni, dico beh, il 2% è morosità, ma non è un costo, perché per costo si intende tutto quello che se la società sostiene per darmi servizio, e quindi l'energia elettrica, le bollette che deve pagare, i francobolli, i compensi, eccetera. Questo non è un costo, è semplicemente un altro utile, è un profitto in più. Quindi andando a vedere la morosità, quanto inciso sulle nostre bollette, questo termine orrendo perché non è morosità, è semplicemente profitto, dal 2014 al 2017 ricava ben 24 milioni di euro. Profitto, punto, si chiama così. Fra l'altro, appunto, curiosità, andando a analizzare i bilanci di Smart, le perdite che Smart ha avuto in quegli anni lì per bollette non incassate è stato di 12 milioni di euro, quello lì vero. Il conguaglio, questa è un'altra roba terribile. Allora, il conguaglio che cosa vuol dire? Che la se vi annoio, interrompetemi. Il conguaglio che cos'è? È ovvio che la tariffa è fatta a livello previsionale, cioè l'atto stabilisce lungo l'arco della concessione quali sono i costi di un anno che servono, perché la funzione della nostra tariffa è quella di coprire tutti i costi del gestore, ma non è detto che la previsione poi sia a consuntivo quello che ho realizzato. Di conseguenza cosa succede? Succede che, faccio l'esempio molto pratico, nel 2012 stabilisco che per coprire tutti i costi del servizio a livello previsionale devo spendere 200 milioni di euro, no? Due anni dopo a consultivo, cioè vado a vedere il bilancio di Smart e verifico che invece ne ha spesi 220 milioni, no? E quindi chiedo un conguaglio a noi utenti. Allora il conguaglio viene fatto, cioè viene calcolato su alcuni aspetti, che è il costo dell'energia elettrica che Smart sostiene, l'ho preventivata, poi consultivo, speso di più, speso di meno, e su un'altra serie di costi, quindi di costi che l'azienda sostiene per darmi l'acqua che aprendo il rubinetto scende.
Però ci sono anche altri aspetti legati al conguaglio che non sono un costo, che è la roba più, secondo me, io uso un termine forte, me ne dispiace ma non mi viene altro, lo trovo veramente volgare, e cioè paghiamo come conguaglio la differenza tra quello che era stato preventivato come consumo d'acqua, no? Perché la tariffa poi io la calcolo sulla base di che cosa, prevedo che venga consumato come acqua. E quindi se io in un anno atto prevede che la tariffa è legata a consumi medi di, che ne so, adesso dico delle cifre a caso, 3 milioni di metri cubi all'anno, e invece Smart non ha, come dice lei, venduto i 3 milioni di acqua, quindi non ha erogato, che sarebbe un termine molto più corretto, ma ne ha erogati solo 2 milioni e mezzo, io pago la differenza. Cioè in sostanza pago quello che non ho consumato. Questo vi deve entrare bene nella testa. Cioè io pago la differenza tra quanto preventivato e quanto realmente consumato. Dato che si consuma sempre di meno, perché? Perché insomma c'è una cultura e tutta una serie di robe che fa dire lo spazzolino, la doccia, ce ne ha più ne metta, quindi noi consumiamo meno, di conseguenza paghiamo, guarda qui che bello, questa è la variazione con guaglio acqua fatturata rispetto alla preventivata, e cioè la differenza tra quello che era stato preventivato di consumi, quindi di metri cubi d'acqua, e quelli che invece sono stati fatturati da Smart. Il conguaglio ha dal 2014 al 2017 cubato sulle nostre bollette 108 milioni di euro. Cioè noi abbiamo pagato sulle nostre bollette 108 milioni di euro di acqua che non abbiamo consumato. E questo non è un costo, ma è un profitto puro, purissimo. Poi se ci sono dei problemi mi chiedete, ma è proprio un profitto. Adesso qui ci sono dei numeri, avrei voluto fare dei grafici ma io non sono tanto capace, però la nuova tariffa, tu per dire che insomma questi utili, questa meravigliosa Smart che va bene, sarà gestita bene, ma quello che fa è la tariffa, i ricavi che cosa sono? Sono quello che Smart fattura, sono le nostre bollette, chiaro? Allora, nel 2012 mi fatturava 268 milioni di euro, nel 2017 mi fattura 330 milioni di euro, quindi è un incremento del 23%, dico accidenti, saranno incrementati perché ha venduto più acqua, giusto? No, aspetta, però il ragionamento è questo, se passo da 268 milioni di ricavi, quindi ho fatturato bollette per 268 milioni di euro nel 2012, nel 2017 sono 330, dico vabbè, ha venduto più acqua, giusto? Non è così, e gli utili, guardate, cioè in valore assoluto 61 milioni di euro in più, e dice vabbè, se ha venduto più acqua è ovvio che ha realizzato più ricavi. Vediamo la tabella che segue, questa è molto interessante, questi sono i volumi fatturati, volumi d'acqua fatturati, di acqua, sono milioni di metri cubi, nel 2012 erano 184 milioni di metri cubi, nel 2017 sono 187 milioni, con una variazione dello 0,17%. Quindi quell'aumento dei ricavi non è dovuto al fatto che Smart ha erogato più acqua, ma perché è aumentata la tariffa. Punto. Mi sembra di fare delle robe sulle elementari. Non a caso di quanto è aumentata la tariffa dal 2013 con il nuovo metodo ARERA. Nel 2012, il vecchio sistema, la tariffa metro cubo medio era di 1,423 euro, nel 2017 di 1,829 centesimi di euro e più il 28%. Guardate gli utili, spaventosi. Nel 2012 Smart realizzava un utile, l'utile qual è? La differenza tra ricavi meno costi, uguale a utile. Nel 2012 aveva utili per 23 milioni, nel 2017 60 milioni, più il 160%, ragazzi. Cioè, trovatemi un'azienda nel privato che faccia una roba del genere e poi vediamo. Le conclusioni, le virtù della tanto magnificata Smart sono in gran parte dovute
soprattutto da quanto paghiamo noi in bollette virtuosi, siamo noi utenti. Vogliamo una tariffa dell'acqua giusta, equa e trasparente. Bravo Paola.